Un seminario sul tumore alla prostata e riabilitazione sessuale svoltosi al Quisisana di Roma. Una patologia, quella del carcinoma della prostata, che potrebbe colpire gli uomini in età avanzata. Per carcinoma della prostata si intende una categoria diagnostica che annovera le neoplasie maligne che si originano dalle cellule epiteliali della prostata, una ghiandola dell'apparato genitale maschile. Questa neoplasia può dar luogo a metastasi con predilezione per le ossa e i linfonodi loco-regionali. Il tumore alla prostata può causare dolore, difficoltà alla minzione, disfunzione erettile ed altri sintomi. Qual è l'obiettivo di oggi? È far vedere tutte le possibilità di salvataggio di questi nervi che poi sono quelli che sono deputati all'erezione, e questo l'abbiamo fatto attraverso un intervento nerve sparing fatto con robot da Vinci che enfatizza, cioè migliora la visione, l'aumenta. Con la telecamera ci si può dirigere perfettamente sul punto desiderato, quindi consente di fare al meglio questo intervento di nerve sparing. Voglio chiarire, nerve sparing vuol dire che non che il robot fa vedere i nervi non si devono vedere perché sono piccolissimi, se tu li vedi li ledi, ma consente di fare un passaggio attraverso le fasce che circondano la prostata in modo da lasciare questa parte, diciamo, non coinvolta lateralmente all'asportazione della prostata. Quello che abbiamo fatto noi, abbiamo messo a punto una tecnica mini-invasiva che permette in appena 15 minuti, siamo l'unico centro europeo, permette di impiantare una protesi senza quello che è il rischio più temuto dell'infezione del device, che purtroppo potrebbe compromettere il risultato. Riusciamo a mettere a punto con dei passaggi tecnici molto molto codificati l'intervento, e quello che abbiamo dimostrato oggi è che riusciamo con una velocità incredibile, avendo un risultato estetico e funzionale, a effettuare l'impianto. Il tumore alla prostata si sviluppa più frequentemente negli ultra cinquantenni, è il secondo più comune tipo di tumore negli Stati Uniti, dove è responsabile del maggior numero di morti da tumore dopo il tumore del polmone. Molti fattori, compresa la genetica e la dieta, sono stati implicati nello sviluppo del carcinoma prostatico. La scienza ha fatto passi da gigante nel campo, soprattutto per restituire al paziente una adeguata attività sessuale e un miglioramento della qualità della vita. Domenico Tuzzolo, primario della Casa del Sole di Formia, ha coordinato i lavori che hanno mostrato anche una chirurgia live, un aggiornamento professionale per gli specialisti intervenuti. La tecnologia è molto avanzata, la robotica sicuramente oggi è molto diffusa in tutto il mondo, sia negli Stati Uniti ma anche in Europa. È importante perseguire questa strada perché ci porta sicuramente a dei risultati e degli aggiornamenti importantissimi che poi si ripercuotono ovviamente in maniera estremamente favorevole sulla salute dei pazienti. Qual è il messaggio di oggi? È quello che noi comunque, qualunque cosa succede, possiamo garantire al paziente un'attività attività sessuale dopo questo tipo di intervento. Questo era penalizzante in precedenza, c'erano sistemi così di volta in volta, si può attraverso questo sviluppo della chirurgia protesica risolvere definitivamente il problema con grandissima soddisfazione. Non bisogna creare delle false aspettative, bisogna solo spiegare, far capire che le possibilità terapeutiche esistono, ovviamente nelle mani migliori degli specialisti che sono dedicati a questo tipo di chirurgia.